Sì. Ringrazio anche dell'invito, perché sono metà milanese e metà monzese, quindi come dicevo i signori, non conosco la realtà locale di Benguerio, se non per il fatto che per tanti anni mio papà ha lavorato qui vicino, tra Milano e Benguerio, quindi questa è la mia unica conoscenza. Poi, un po' di anni fa, circa un 15 anni fa, lavorando per la sovrintendenza dei beni architettonici, ho avuto modo di fare delle ricerche proprio per il lavoro e con una serie di circostanze diciamo favorevoli mi ha portato a vedere alcuni materiali dell'archivio storico comunale, quindi nel palazzo del comune, nel sotterraneo del palazzo del comune. Vi chiedo la cortesia, ecco, se parlo troppo, ecco, lo stacco un attimino. Io mi accompagno con un po' di materiale fotografico che avevo fatto a suo tempo, quindi un 15 anni fa, e qualcosa più recentemente. Ho avuto modo di riprendere in mano l'archivio, al di fuori del lavoro dello Stato, più recentemente, per conto di un'associazione. Seguo un'associazione che lo faccio da volontario, dà la possibilità a 3-4 ragazzi di lavorare sugli archivi e sui materiali documentali. Una di queste ragazze ha riordinato l'archivio dell'anagrafe e 4-5 anni fa ha messo mano anche alla parte dello scarto che era nell'archivio di deposito in comune. In quella circostanza ho avuto modo di rivedere i materiali che avevo studiato una quindicina d'anni fa. Ecco, l'archivio storico del comune conserva materiali, come quasi tutti i comuni della nostra zona, che vanno dal 1859 fino a 40 anni fa. Poi si passa all'archivio di deposito e poi agli archivi di uso corrente in ufficio. L'archivio di Benguerio custodisce una decina di pezzi che sono anche precedenti al 1859. Io ne ho introdotto solo uno, è un bando di arruolamento, è una legge sulla Guardia Nazionale che poi è cessata alla fine degli anni 60,
e del 1848. Poi ci sono quattro unità archivistiche che contengono materiali relativi alla formazione della municipalità, quando il comune non era ancora costituito come comune di Banghirio, ma faceva parte del mandamento di Monza, ma c'erano i quattro comuni aggregati, quindi Moncucco, Baraggia, San Damiano, e per un certo periodo di tempo anche gli abitanti di Sant'Albino hanno manifestato ma lo dico ad Enrico, delle contraddizioni, perché a seconda di chi era il proprietario terriero che aveva la gestione delle cascine, spingeva pro o contro la disaggregazione da Monza. Poi alla fine degli anni 50, tra il 55 e il 58, il possidente Noseda ha avuto modo di raggruppare i voti di numerosi capifamiglia, una sessantina, si è fatto partecipe presso il prefetto di una priorità di distacco, ha avuto modo di finanziare, quindi di mettersi in luce, ha acceso anche un mutuo. Oggi un privato non potrebbe più. Ha acceso un mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti con la garanzia della sottoprefettura, questo per l'ampliamento della parrocchiale, della vostra parrocchiale. E quindi aveva anche un peso politico non indifferente. È stato sulla scorta diciamo, di questa azione qui che poi, e poi della necessità di avere un medico condotto proprio qui in zona, della necessità di avere un arruolamento per la Guardia Nazionale soltanto per coscrizione e non per levata. E su questa tendenza, tra il 64 e il 66 si sono create le situazioni più opportune perché si presentasse alla sottoprefettura un primo progetto. Il sottoprefetto ha trasmesso al prefetto e poi nel dicembre del 66, quando altri comuni nel Varesotto, nel Legnanese hanno avuto la riorganizzazione, anche Banghirio è stata inserita in questo disegno di legge. E nel dicembre del 66 è diventato comune autonomo. Ecco, adesso io mi scuso se vi volto leggermente le spalle, ma devo aver staccato io adesso il collegamento. No, 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 ce n'è, grazie. Finché la corda scorre. Quindi, vi illustro un attimino i materiali. Ecco, magari parlo un attimino a voce alta e ho la possibilità anche di illustrarvi, grazie, i materiali che avevo visto a suo tempo. Allora, questo è un documento di disposizione generale, previo l'arruolamento della Guardia Nazionale. La Guardia Nazionale era l'unica forza militare presente, di polizia sul territorio. Dico anche militare perché è una sorta di gendarmeria ante litteram, ecco. Si divideva in guardia nazionale, milizia nazionale e milizia mobile. Una milizia territoriale, questo nel caso di Banghirio, è una milizia mobile che aveva compiti diciamo, di mobilitazione nell'ambito del mandamento. Banghirio ha avuto fino a una quarantina di militi sparsi, venivano di solito reclutati con levata volontaria, gli si corrispondeva un soldo e normalmente alla sera o all'imbrunire si scioglieva la donata. Ecco. Però abbiamo sempre lo stesso problema, che non. Nulla, facciamo così, così lo tengo, perché non. Questo è il primo ordinamento territoriale invece che perviene al comune di Brugherio. Siamo ancora nell'ambito dei mandati referendari per ogni comune, quindi non è ancora stato proclamato il Regno d'Italia. Siamo tra marzo e aprile del 59. È già avvenuta l'annessione, c'è il governo militare e per garantirsi comunque una certa aleatorietà,
si chiede ai notabili locali di comunque di corrispondere. Il re comunque nomina un suo governatore, riconferma alcuni sindaci, altri li rimuove, scioglie alcuni consigli, però siamo ancora in una fase proprio di transizione. Questo è il mandamento di Monza. Esistevano 27 mandamenti in ambito lombardo. Monza copriva una trentina di comuni. L'unico comune che era riconosciuto come tale, in questo caso lo vedete indicato dalla nota rossa, è Moncucco, che è forte di 1 migliaio di abitanti. Gli altri poi sono Muggiò, San Damiano, Sesto San Giovanni, Vedano, Villa San Fiorano, che poi diventerà la Villa Santa unificandosi alla frazione monzese di La Santa, Vimodrone, Balsamo, che poi successivamente negli anni 20 sarà accorpata a Cinisello, Cascina dei Gatti, e questo è Cologno. Cologno che prendeva anche lui una fetta di quello che adesso è il comune di Baughegno, così con Moncucco e San Damiano. Poi Monza godeva invece di uno statuto, di un'autonomia ancora maggiore, soprattutto nella Brianza centrale, perché si spingeva fin su a Villa Ravea, io Zoccorino, d'Albiate. Ecco. Ne ho saltata una. No, questo è il luogotenente. È il cugino di Vittorio Emanuele, il principe di Carignano, man mano che si annettevano gli stati, svolgeva la funzione pro tempore di luogotenente, nominava una commissione, una congregazione centrale che poi aveva la funzione di istituire i comizi elettorali. Questo invece è un decreto è uno dei primi decreti relativi al ristabilimento di un ordine unitario in merito di multipli, moneta, misure ponderali, quindi pesi per tutti i tipi, quindi di misura, di liquido, si richiamano al periodo napoleonico. Il regno di Sardegna aveva assorbito quasi integralmente il sistema unidecimale. Viene cancellato, tranne che per le parti relative alle piante, quindi alla agrimensura, viene quasi completamente cancellato il sistema sessagesimale e anche i sistemi, diciamo, di trasmessi sotto forma anche di tradizioni orali. Non si parla più di trabucchi, di pertiche, almeno si parla ancora, ma sulle carte non risultano più. Soltanto per l'agrimensura si fa ancora un'eccezione. Dal 45 al 59 il Regno di Sardegna comunque unifica tutto secondo il codice napoleonico e va tutto in decimale. Ecco, queste sono le unità. Qui invece sono i pesi e tabelle monetarie. Per qualche mese hanno tollerato ancora la circolazione delle lire austriache, qui cambi. Poi no, proprio perché si trattava di pagare le spese di guerra e quindi ma no, hanno attuato una politica legittima, ecco, in modo che non c'erano più, siccome la linea austriaca comunque era maggiore e non si era ancora divenuta una compensazione, hanno preferito livellare subito le cose anziché andare in svalutazione e introdurre subito la linea italiana, la linea piemontese, ecco. Poi, man mano che si stabiliscono e si ristabiliscano gli ordinamenti civili, vengano meno le municipalità di derivazione francese assorbite ancora con i secondi Asburgo, e l'impronta dello Stato è quella di oggi, cioè i ministeri funzionano attraverso dei direttori generali, che poi esprimono le loro funzioni attraverso delle ispettorie. E poi ci sono direttori di prima, seconda classe, fino agli ultimi applicati, e quindi anche nei mandamenti più lontani si procede così. Stessa cosa per l'ordinamento della pubblica sicurezza. Ecco, il vantaggio è questo: non ci sono più le guardie campestri, le guardie locali, funziona tutto per nomina prefettizia, questo fino al 66,
si comincia ad avere anche una milizia italiana. Ancora nella primavera del 59, si discute già di amministrazione centrale, anche quando non c'era l'annessione completa di tutti gli stati, perché i referendum avvengono di volta in volta. E prima che il governo sia trasportato da Torino a Firenze, si struttura già comunque quell'impronta che poi arriva ancora ai giorni nostri. Le cose curiose sono che il re è talmente sensibile ai costumi e alle usanze locali che mutua alcune circostanze. I sussidi come posso dire, di benemerenza esistevano già in epoca austriaca, c'erano i pistituti che li elargivano. Qui invece si sostituisce il governo centrale. Un primo vitalizio ante lettera. Oggi diremo un vitalizio ex legge Bacchelli, parte proprio per il Manzoni. Un po' perché aveva dato una propria impronta, una propria adesione, una fisionomia al corso risorgimentale, un po' per celebrità, e uno dei primi italiani ai quali viene assegnata una pensione, e tra l'altro non di poco, perché se teniamo conto che lo stipendio di un prefetto è di 5.000 lire annue nel 64, qui siamo 5 anni prima e abbiamo una pensione di 12.000 lire. Ecco. E qui invece andiamo ai primi tentativi di, qualcuno potrebbe dire di secessione, no, di disaggregazione, si chiamava così. Il presidente Noseda, che poi sarà anche il primo presidente del vostro consiglio comunale, aveva tutto l'interesse a costituire un comune autonomo. Aveva 47 famiglie di coloni, 52 famiglie che lavoravano nelle manifatture, quindi senz'altro aveva avuto almeno un 300 persone a cui girava e riversava lavoro. Quindi aveva anche un notevole ascendente. È stato lui che sulla prefettura ha fatto questa azione di pressione e come sindaco prima di Moncucco, poi come segretario di un'associazione che aveva promosso proprio la disaggregazione, poteva permettersi anche di fare appelli di questo tipo. Per converso, Uboldi di Capei, che è il sindaco della mia città, di Monza, procedeva aggregando invece le persone al mercato e le aveva chiamate in comune, aveva chiamato i capi famiglia e aveva spedito al prefetto quattro paginette con le firme dei capi famiglia che si dichiaravano contrari. Cosa offriva sul piatto? Beh, anzitutto la possibilità di accedere al medico condotto di Monza trasportandolo in un ufficio qui a Brugherio, prima non c'era, erano 3 miglia buone. Poi la seconda cosa, aveva promesso a tutti i capi famiglia l'esenzione delle imposte per 2 semestri. I mandamenti elettorali scadevano ogni 6 mesi, nel senso che ogni 6 mesi si rifaceva un terzo del consiglio comunale. Uboldi di Capei sarebbe scaduto nel 67, quindi l'aveva promesso a, come posso dire, diremmo a uffa. Era andato avanti con i tempi, però tant'è, perché la maggior parte delle persone che sottoscrivono questa richiesta, cioè questa petizione di rimanere aggregati a Monza, a parte i primi quattro, tutti gli altri firmano con un segno. Ecco. E ovviamente l'hanno fatto in coscienza, ci mancherebbe, l'hanno fatto in coscienza, però si capisce anche quali erano le condizioni di queste persone. E qui siamo nel maggio, quindi quando già il prefetto ha ricevuto l'istanza di disaggregazione. E questo invece è l'autografo, in archivio ne esiste una copia, così come ne esiste in archivio anche di Stato, questo è l'autografo invece, trasmesso dalla sottoprefettura col regio decreto 3.395,
con cui Sua Maestà Vittorio Emanuele II ha concesso l'autonomia a una serie di comuni e nello specifico anche a Bungherio. Si specificano le particelle scomputate, si specifica poi i tempi di rimborso, perché comunque alienare un patrimonio del comune significa anche, sia mobile che immobile, dover fare una compensazione. E lo si fa sempre su alcune garanzie. Oggi, ripeto, non sarebbe più possibile che un privato si ingerisca in una trattativa di questo tipo. Noseda l'aveva fatto anche in virtù, ripeto, di un ascendente che aveva, diciamo che forse un po' è l'artefice della vostra municipalità, assieme a Soramani Andreani, a Ghirlanda Silva. Sono i tre che hanno spinto di più per l'autonomia. Ecco, queste sono le condizioni. 20 dicembre del 66. Ecco, 11 giorni prima, sempre Noseda, in qualità di sindaco del comune di Baraggia, Moncucco e San Damiano, aveva affisso questo manifesto. Quindi, oltre a ringraziare il governo, si premura anche di far cantare un Te Deum, che sarà cantato il giorno domenica 16:40 nella parrocchia. Ecco. Diciamo in età napoleonica si usavano spesso, sotto il Regno d'Italia in modo solo privatistico, non c'erano mai state celebrazioni civili a questo riguardo, non erano mai uscite. Ecco, questo lo dicevo invece la signorina Patrizia, di cui stiamo parlando da qualche tempo, di un'architettura qui di Bungherio. Questa è uscita ieri, non è nel vostro comune, è nell'archivio storico di Monza, è una levata, è un estratto di mappa del 58, forse levato un attimino prima, forse nel 56, perché io l'avevo visto soprattutto per questa zona al confine con San Damiano, con lo stesso tipo di demarcazione. E viene utilizzato ancora negli anni 70, è una scala non decimale, come vi dicevo prima, che continua, si perpetua, e sono le frazioni che vengono scorporate da Monza, sono le particelle che vengono scorporate da Monza e vanno a confluire nella nuova istituzione comunale. Questo è il prospetto dei debiti e dei crediti che il comune si trova a dover fronteggiare al momento della sua costituzione. Ha un bilancio di circa, all'incirca, di 51.000 lire, delle passività all'incirca di 69.000 lire, con dei conguagli, si arriva comunque sia un riassunto di cassa di 48.000 lire, con varie voci. E queste invece sono le parti che sono state staccate da Monza, poi bisognerebbe fare lo stesso lavoro per gli archivi di Cologno. Ecco, le parti che sono state staccate da Monza e aggregate a Bungherio. Beni mobili a me non risultano che siano stati concessi, soltanto beni areali, quindi soltanto parti immobili. E questa invece è la prima deliberazione che nomina un rappresentante ufficiale della comunità. Si costituisce una giunta provvisoria, però con la deliberazione 45 nella prima giunta si nomina un segretario facente funzioni e il presidente del consiglio. Il presidente è ancora il sindaco Noseda. Ecco, poi le altre penso che sono persone note. Paganetti, poi c'è Soramani, Celmani, Cattaneo, Spinelli, quindi sono persone che poi ricorrono già. La presidenza è del Soramani Andreani. Questo invece è una deliberazione per il conguaglio dei conti, cioè la nuova giunta è posta nelle condizioni di dover partire con un bilancio che non sia ovviamente in perdita. Quindi si nominano dei revisori dei conti anche per la parte del 66, cioè la parte precedente ereditata, e sono gli stessi consiglieri, ecco, che nominano all'interno di una revisione dei conti. Se non sbaglio c'è il Paganelli e poi ancora Soramani Andreani. Ecco,
sono poi il primo bilancio preventivo, il bilancio, diciamo, il primo bilancio preventivo e consuntivo che si chiude quindi sul 68, porta veramente una cifra molto modesta. Se non sbaglio sono 12.000 lire, quindi una cosa molto, sono poco più di due stipendi di un prefetto. Questo invece è l'acquisto di questo immobile, acquisito dal possidente Silva, che avviene nel 72. Si guardava già a questo immobile soprattutto per avere in locazione una sala, una stanza a uso di ufficio comunale. Poi tra il 72 e il 74 la popolazione cresce, c'è necessità di dare una scuola anche alle bimbe, oltre alla scuola parrocchiale. E quindi si prende un'altra sala in affitto. A un certo punto si decide di aprire un mutuo e col tempo si rileva in 2 anni, si rileva una serie di 11 locali a piano terra. L'anno successivo si passa al piano superiore. Ecco. Poi tra gli archivi del comune va annoverato anche una serie di archivi che sono detti aggregati, sono l'archivio del giudice conciliatore, che tuttora c'è, cioè perlomeno è estinto ed è chiuso, comunque si conserva, e poi l'ex archivio delle IPA, degli istituti di beneficenza o degli enti di assistenza, l'ECA. Brungherio conserva quasi tutti i cedolini all'interno delle sue filze. Ecco. Poi ci sono degli archivi che sono stati acquisiti e facevano parte delle società partecipate dal comune, chiamiamole così, cioè quelle associazioni o società che intendevano, o consorzi, soprattutto erano di natura consortile, dovevano portare di solito o aprire vie di locomozione o viadotti o acquedotti. La più importante in questi anni è il consorzio del Villoresi, ecco. Per Brungherio per 2 anni staziona in comune un rappresentante che è l'ingegnere Riboni, della società per la tranvia Monza-Pandino. Sulla scorta di 6 mercati comunali si cerca in ogni modo di spingere la municipalità ad acquisire una quota nella società, e lo fa anche, soltanto che la ferrovia Monza-Pandino, la tranvia non partirà mai. E anche perché bisognava costruire poi anche un ponte specifico sull'Adda, e alla fine si scioglierà. Il materiale archivistico confluisce proprio poi in due cartellette che rimangono al comune. Adesso vediamo se riesco ancora ad andare avanti. Questo è pesante. Questo invece era lo stato dell'archivio quando l'associazione che ha fatto il primo riordino, il primo censimento, ha avuto modo di mettere mano. Adesso i materiali sono stati ricondizionati, sono stati puliti. È 5-6 anni fa. 5-6 anni fa. Questa invece è una collega della direttrice, è la geometra Mauri, che veramente se ne è presa molto cuore. Questo invece è il materiale di deposito. Adesso invece è perfettamente riordinato, in attesa di ritornare dove speriamo che con l'anno prossimo sia visibile da tutti e sia gestibile in modo più compiuto. Ecco, dove vedete archivio locale 1, è il luogo dove 4-5 anni fa queste ragazze dell'associazione hanno cominciato a fare il censimento e poi lo scarto, scarto autorizzato. Sempre in questo locale, adesso man mano che si porta avanti la deumidificazione, poi troverà collocazione l'archivio storico in modo compiuto e io penso degno. Ecco. Io mi fermo qui per la mia piccola parte. Se i signori me lo consentono, invece, perché questo è un lavoro fatto in modo volontaristico,
per l'associazione, quindi ci lavorano queste ragazze. Invece vi faccio vedere quello per cui sono capitato per caso su Brugheria. Io, ma non so se sono nei tempi, non lo so, devo chiedere alla dottoressa se sono dentro. Allora vado veloce, perché il motivo per cui ho conosciuto Brugheria è di tutt'altro tipo ed era proprio legato al lavoro dello Stato. Adesso sono al Centro Documentazione Residenziali Reali, che è un istituto partecipato da enti pubblici, la Direzione Generale dei Beni Librari, Comune di Monza e Comune di Milano. E il campo di interesse sono i palazzi reali nella loro estensività, quindi Villa Reale di Monza, la Tenuta Reale, Palazzo Reale di Milano, Villa Reale di Milano e gli altri piccoli possedimenti che aveva Casa Reale. Ecco, poi la scorta di questo lavoro viene pubblicata dallo Stato su una serie di monografie che sono gli anelli della villa e dei palazzi reali. Così, ma in modo veramente molto casuale, il mio papà, passando quasi tutte le settimane da Brungherio, andava al CNR, quindi tra San Rocco e Brungherio, mi ha detto: sai che a Moncucco c'è un tempietto con delle belle metope, che poi erano i bassorilievi impostati sì, esatto, non sulle colonne, ma sulle semilesene. E un pomeriggio ho avuto la possibilità, ma forse c'ero già stato da ragazzino in bicicletta, non mi ricordo bene, però di rendermi conto che una di queste realizzazioni corrispondeva in maniera quasi speculare a un disegno che noi avevamo in cantiere, in villa. Questa è la medusa realizzata dalla bottega del Maggiolini. Non so dirvi se Maggiolini padre, figlio, se il suo erede è Mezzanzanca, che però trova il suo cartone realizzativo in questo disegno. È un disegno del Giuliano Traballesi. Giuliano Traballesi ha lavorato sicuramente per molti anni, sia a Milano sia a Monza, con Giocondo Albertolli. Giocondo Albertolli ha effettuato il trasporto dei materiali da Lugano a Moncucco. È possibile, io l'ho solo ipotizzato, che abbia almeno visto l'apparato decorativo qui. Potrebbe avere comunque preso spunto da questa gorgone, da questa medusa, e poi l'ha traslata nel cartoncino, poi ha fatto lo spolvero e poi infine è stata realizzata come apparato decorativo fisso nel gabinetto della vice regina d'Italia, cioè di Amalia. Questi sono gli effetti di restauro e questa invece è la parte che è in Moncucco. Ma insomma, è una medusa del tipo cosiddetto, se si fa un'analisi stilistica archeologica del tipo la Gorgone Barberini. Ecco, ce ne sono anche di altro tipo, però è veramente molto verosimigliante. Questi sono elementi di analisi. Ecco, vi chiedo proprio un po', perché sono pesanti le foto. Questi sono i chiodini passanti perché era fissata comunque il suolo. Adesso è un pannello autonomo, staccato forse prima del 1928. E questi sono gli altri elementi. Anche questo è un tiretto, è un applique del Maggiolini, è veramente molto simile a quella che è qui. Qui ce n'è un'altra, l'appartamento del principe di Napoli, di Villa Reale, sullo scudo. E questo è il ritratto canonico della medusa tratta dall'antichi. La troviamo ancora sulle maniglie di epoca francese. La troviamo, adesso io lo indico col puntatore, sulle due protomi che serrano il fibbione della cintura di Eugenio. La troviamo poi sulle bandoliere, simbolo delle armi francesi, ma questa è una bandolina di artiglieria italiana. La troviamo ancora in villa, sugli scudi. Anche se questa è una presentazione senz'altro successiva all'impianto della villa, di qualche anno.
qualche anno. E questo è il suo cartoncino. Vi chiedo scusa perché pesano un po'. La troviamo sotto questa pianta che invece è in un lacunare che invece è perfettamente congruente alla prima fattura dell'edificio, assieme anche degli elementi esoterici di matrice Napoleone. E poi la troviamo nelle architetture coeve del Piermarini. Questo è il Palazzo Greppi, questo è il Collegio delle Fanciulle. Questa è una caminiera. La troviamo nelle tavole dell'Albertolli, in basso. E poi la troviamo, ultima, negli anni 20, anzi nel 25, in Villa Reale. È curioso che si sia ispirato adesso un altro artista marchigiano, il Ferruccio Mengaroni, che proprio 2 anni prima, nel 23, era stato anche lui a Brugherio. In Moncucco. Mengaroni comunque non ha avuto fortuna perché, come lo sguardo di Medusa genera la pietrificazione in colui il quale lo fissa, Mengaroni nel trasportare la sua creatura, adesso sembra una Medusa piccola, ma diciamo, è all'incirca alta 3 metri, all'incirca, eh? All'incirca. Voi fate un attimino occhio alle sovrapporte dove arriva, comunque il Mengaroni nel portare su la sua creatura su uno scivolo della Villa Reale non ha retto al peso ed è stato travolto e pietrificato dalla Medusa. Ecco. Io poi mi scuso perché magari ho condotto un discorso che non è forse prettamente congruente, ma volevo condividere anche con voi questa curiosità. Questo è il motivo per cui poi mi ha permesso di conoscervi. Grazie. Allora, grazie dell'occasione, è proprio un'occasione storica perché confrontandoci non si è mai parlato dell'archivio parrocchiale in una sede istituzionale e poi soprattutto abbiamo avuto, dico noi perché poi non ci sono solo io, c'è Giuseppe, Luciana e anche altri che hanno lavorato con l'archivio parrocchiale, non si è mai potuto far vedere qualcosa se non eccezionalmente. Come è capitato con la mostra che abbiamo organizzato per Mose Bianchi e in qualche altra piccola occasione, con la pubblicazione del libro che abbiamo realizzato per il 400° della traslazione delle reliquie dai nostri re magi. Quindi è un'occasione che ci ha fatto molto, molto piacere. Tra l'altro porto anche i saluti e gli auguri da parte di Don Vittorino che è via adesso in Turchia con questo pellegrinaggio. A cui ho fatto avere il materiale e anche lui insomma, ci ha sostenuto perché è un bene che è bello mettere a disposizione e anche in questa occasione il 150°. Noi avremo una serie anche noi di immagini, poi anche della parte più colloquiale con Giuseppe. La prossima, vediamo se. Allora, abbiamo visto prima lo stato degli archivi, questo non è l'archivio parrocchiale, è l'idea che tutti si fanno ammassati, polverosi, non è così, anche se bisogna riconoscere che è stato fatto parecchio lavoro per riportarlo a una fruizione, a una consultazione. Questo la voglio far vedere perché la famosa tela del Mose Bianchi, proprio quando l'abbiamo ritrovata a luglio, in soffitta e era tutta impolverata, eravamo molto scettici,
ma ci ha aiutato la ricerca che era stata fatta appunto in archivio. Quindi abbiamo avuto la tela e poi abbiamo avuto proprio la prova documentaria. Qui si può vedere proprio la dicitura in cui si parla proprio del quadro che era stato risistemato, era stato coperto da un vetro e si cita espressamente questo ritratto. Altra scoperta poi legata al Mose Bianchi, ci piace farlo vedere, abbiamo corretto con grande onore delle schede precedenti perché la tela dei Mose Bianchi che è presente nella chiesa di Sant'Albino, effettivamente poi era stata diciamo, proposta e dalla parrocchia e non da altri. Questa è una ricevuta originale che è conservata appunto nel nostro archivio parrocchiale. Tra l'altro mi diceva Giuseppe che era molto piegata, era tutta, praticamente era un quadretto. E quindi con la pazienza di chi gira pagina per pagina con molta delicatezza, poi è saltata fuori. Era proprio una cosa molto, molto fine, ho avuto modo di toccarla, è proprio come se fosse carta velina. Ed è stato direi anche molto emozionante perché si vede proprio, Sì, vedete la firma. e poi era anche inserita in una cartella miscellanea, quindi documenti vari, eccola. Probabilmente chi aveva organizzato o messo in ordine l'archivio non aveva valutato l'importanza del documento. Ecco, questo per chiudere un po' questa parte legata al parroco Nova, che era il sacerdote dipinto da Bianchi, abbiamo proprio la sua scrittura e questo fa parte proprio dei nostri registri parrocchiali. Questo l'abbiamo anche esposto in mostra, un ingrandimento, perché era interessante, era il primo battezzato e c'è proprio la firma del parroco Nova. Questa è un'altra parte. È una porzione di questi enormi libri in cui vengono inseriti tutte le annotazioni questo era per i funerali del parroco Nova, giusto? Sì. Quindi abbiamo trovato anche questo. Ecco, qui abbiamo altri documenti, ma lascio la parola a Giuseppe in maniera tale che vi illustra meglio. Qui abbiamo anche messo una parte laterale di testo proprio perché la scrittura, come vedete, è sempre molto difficile, insomma, ci vuole sempre molto tempo, molta attenzione per decifrare proprio lettera per lettera. Sì, vabbè, io spiego qualcosa dell'archivio parrocchiale, però non sono uno storico, non sono un archivista, insomma, quindi sono entrato in contatto con l'archivio parrocchiale giusto 5 anni fa e così, insomma, è stato un piacere, ecco. L'archivio parrocchiale ha documenti che partono praticamente dall'inizio, da quando la parrocchia viene fondata. Quindi dal 1578. In quel periodo, in quel momento, il parroco è tenuto a conservare e a preparare i libri parrocchiali, il libro dei morti, il libro dei battesimi, il libro dei matrimoni. In realtà il libro dei battesimi che noi abbiamo parte dal 1584, il libro, dei matrimoni dal 1600. 1604, quello dei morti del 1630, circa 1632. Tutti i libri che sono conservati, come sono utilissimi per la consultazione, ma non sono sempre precisi. Ogni tanto mancano delle pagine, ci sono delle pagine bianche nelle quali il parroco pensava di inserire in un secondo momento i dati che aveva magari tenuto da parte per motivi vari e poi magari si dimentica di inserirli. Ci sono alcuni documenti che sono firmati dal priore della scuola del Santissimo Sacramento piuttosto che dal parroco perché magari il parroco non stava bene. Ecco, certe volte ci sono, beh, il documento precedente era un documento che si trovava all'interno
Ah, ecco. All'interno di un libro dei battesimi, ecco, il parroco cita, nota il battesimo di un bambino e dice anche che cosa è successo quel giorno, il giorno in cui si inizia a ricostruire la navata della chiesa e a tenere a battesimo il bambino è proprio il mastro di fabbrica. Ecco, è una nota così che abbiamo letto giusto 4 anni fa e ci ha fatto molto piacere perché era proprio una notazione che dava con precisione l'inizio dei lavori per rimettere a posto la chiesa parrocchiale. Ecco, altre volte sono aggiunte annotazioni significative, ecco, questa è una annotazione diciamo locale di un fatto che ha avuto un carattere regionale, la peste del 1630. Il parroco Camillo Mauro firma e certifica questo battesimo, qua c'è anche il nome Camillo Mauro, qualche mese dopo anche lui morirà per via della peste, insomma. Ecco, gira. Sempre in un libro, dunque, i matrimoni vengono registrati all'inizio del 1600, però prima abbiamo trovato su un libro dei battesimi, nelle ultime pagine di un libro dei battesimi, due promesse di matrimonio. Ecco, riguardano orfani che probabilmente erano anche di una certa, erano forse benestanti, insomma figli di persone che avevano un buon tenore di vita, tanto è vero che gli amici, le persone che li seguono, insomma fanno un trattamento di favore, cioè sono molto attenti al futuro di questi giovani. Ecco, quindi c'è una promessa di matrimonio che viene certificata anche da testimoni, tre per lo sposo e tre per la sposa, in maniera che ci sia una sicurezza, ecco, del futuro, del percorso della vita di queste persone. Ecco, non sempre i matrimoni vengono trascritti con buona precisione, qua così, ecco, qua è scritto, si hanno da notare i seguenti matrimoni, però poi non sono stati annotati con precisione da nessuna parte. L'imprecisione viene portata avanti nel tempo, tanto è vero che ancora adesso ci sono ad esempio parecchi sudamericani che hanno di origine italiana che chiedono certificati di nascita di loro antenati e non sempre riusciamo a trovarli, insomma, perché magari non si ricordano i nomi, magari gli antenati andando là hanno avuto invece del nome vero un soprannome o qualcosa d'altro, per cui tante volte non riusciamo a recuperare quello che ci chiedono. Ecco, facendo un salto dall'inizio della nascita della parrocchia fino al un salto di 120 anni fa, arriviamo a 1898. Nel 1898 diventa parroco di Brugherio Don Luigi Fumagalli, che sarà parroco fino al 1921, e inizia a scrivere il Chronicon, un libretto nel quale inserisce i fatti principali che riguardano la parrocchia. Nella prima pagina del Chronicon vengono riportati alcuni fatti importanti che riguardavano la costruzione della chiesa. Ecco, è sicuramente importante questa mezza paginetta perché dà alcune notizie utili. Vabbè, si riferisce alla chiesa, la prima notizia si riferisce alla Madonna del Rosario, la statua della Madonna del Rosario, c'è anche il prezzo e poi parroco Nova per dire che è stato lui a ordinare. Nel 1865 il quadro di Mosè Bianchi, quello che si trova a Sant'Albino, anche lì il prezzo, più 100 lire per la cornice. Ecco. Nel 1870 il confessionale del parroco, credo che sia quello che viene utilizzato ancora adesso dall'attuale parroco. Nel 1872, è un 7 quello, non è un 9, ecco,
pittura di un altro quadro a fresco in simmetria all'altro già fatto dipingere sull'altar maggiore dal pittore Valtorta. Il pittore Valtorta muore nel 1882, quindi quello è per forza un 7, insomma. Ecco, sono poche notizie, però molto significative. Ecco, nel Chronicon c'è una pagina che si riferisce al 1926, ecco, si riferisce a un argomento, a un quadro del quale si è parlato ultimamente. La pala che adesso è esposta a Milano Palazzo Reale, quella che è attribuita a Giusto di Ravensburg. Ecco, fino al 1925 l'originale di questa pala era conservato nella chiesetta di Sant'Ambrogio. Nel 1925 i Dubini, che erano legittimi proprietari, la portano a Milano, a casa loro. Ecco qua viene notato le proteste e le minacce della curia, del parroco, lo scontento della gente. Dubini allora fa realizzare una copia di questo quadro e lo fa portare a Sant'Ambrogio e sotto dice senza ingerenza alcuna dei proprietari attuali o futuri, quindi in pratica una donazione, peccato che poi è stato rubato una ventina d'anni fa. Ecco, all'interno del nostro archivio il manoscritto più importante è decisamente quello di cui ha già parlato anche 15 giorni fa Luciana Tribuzio, è giusto questo, la descrizione di Brugherio delle cascine e delle case che compongono la parrocchia di Brugherio. È stata scritta da Paolo Antonio De Petri, che è stato parroco a Brugherio dal 1778 al 1819, quindi ha percorso durante il suo servizio a Brugherio, ha vissuto il primo volo mongolfiere in Italia, ha vissuto la rivoluzione francese, la discesa di Napoleone, il congresso di Vienna e la restaurazione austriaca, quindi 40 anni veramente pieni per lui. È arrivato qui nel 1778 e probabilmente subito si è interessato di realizzare qualcosa che raccontasse un po' di Brugherio. Ecco, e lui diceva per due motivi: uno, perché Brugherio dal punto di vista storico merita di essere raccontata per via delle reliquie dei Magi, per via di Sant'Ambrogio, per via della cella di San Damiano, e poi anche perché voleva in qualche modo testimoniare i vari passaggi di proprietà delle varie case e del territorio di Brugherio. Infatti fa proprio una racconta di ogni villa, di ogni palazzo, la storia, l'origine. Ecco, quindi è un manoscritto che sicuramente merita di essere conosciuto nella sua completezza, anche se è già stato utilizzato tantissime volte in tantissime occasioni. Dal 1930 al 1936 è comparso anche a puntate sul bollettino, sul mensile della parrocchia che si chiamava La Squilla. Ecco, quindi già quasi 100 anni fa la gente poteva leggerlo mensilmente a puntate. Ecco, se non sbaglio presentiamo due immagini da questo manoscritto. Ecco, riporta la data del 1794, però è stato probabilmente aggiornato anche in seguito. Qua vediamo un aggiornamento: il parroco Maroni è stato parroco alla fine dell'Ottocento, è venuto dopo il parroco Nova, quindi per sei anni soltanto. Allora, la colonna di destra è quella scritta, scritto di propria mano da De Petri. Parroco Maroni riscrive quella parte e fa anche il disegno. Ecco, perché De Petri ha scritto la data in numeri arabi, Maroni li trascrive in numeri romani, così come compariva sul mattone.
e poi anche la scritta è leggermente diversa, De Petri aveva dimenticato una O. Ecco, Maroni scrive anche in latino vidit e signavit, proprio per indicare che è stato lui l'autore di quella parte aggiunta. Gira, gira. Ecco, questa è un'altra pagina scritta a tre mani. Le prime righe sono scritte dal De Petri, infatti lo dice, ecco. Il possesso della suddetta parrocchiale, l'attuale parroco Paolo Antonio De Petro. Ecco, e qui sotto nella nota dice l'esposta cronologia risulta dai libri parrocchiali che si trovano a Brugherio. Ecco, dopo De Petri abbiamo un parroco che probabilmente non ha legato molto con Brugherio, era Gioacchino Farè di Arona, Gazzè, sì, ogni tanto si fa un po' di confusione, insomma, per un anno ho letto ottobre invece che pittore, ecco, poi alla fine è venuta l'illuminazione. Gioacchino Gazzè, che a quanto pare a Brugherio non è molto piaciuto, poi se n'è andato alla metropolitana di Milano come penitenziere ed è arrivato, possiamo dire per fortuna, il parroco Nova, che ha segnato proprio con la sua attività proprio la vita di Brugherio. Dopo il parroco Nova, il parroco Maroni, ecco, ha voluto anche lui aggiungere la sua presenza. Ecco, a volte guardando i libri si notano delle cose che sono magari un po' sorprendenti, un po' piacevoli, un po' uno non si aspettava di vederli. Ecco, nel manoscritto si parla di questa formella che si trova nell'altare della Madonna del Rosario sotto la statua della Madonna. Ecco, si parlava di una formella di marmo di fabbrica ben travagliato. Ecco, allora, siccome invece degli occhi c'erano dei buchi neri, allora abbiamo chiesto alla Elena Sangalli, che ci ha aiutato anche nel restauro di altre cose, anche del quadro di Mose Bianchi, abbiamo chiesto di fare una bella pulizia. Infatti, se andate a vedere adesso la formella, ha un aspetto del tutto diverso, insomma, perché non ci sono più buchi neri, ma ci sono degli occhi ed è molto più bella, insomma. Ecco. Credo che sia praticamente delle ultime immagini. È la presa di possesso della parrocchia da parte del parroco De Petri, l'immissione in parrocchia. Allora, è un documento di 6-7 pagine, scritto un po' in latino, un po' in italiano. Io ho trascritto soltanto la parte in italiano, anche perché la parte in latino credo che sia più di tipo notarile, insomma. Comunque è un documento molto interessante, perché dice un po' come faceva un parroco a prendere possesso della parrocchia. Ecco, da qua, insomma. Il soprattutto signor dottore Don Gaetano Battaglia, viste le dette bolle e le lettere patenti di detto Reggio Placet, a basso di inserirsi, e volendo in esecuzione d'esse dare il possesso come sopra. Perciò, tenendo esso per una parte, e detto molto reverendo signor Paolo Antonio De Petro per l'altra, distese le bolle suddette. Entrasi in detta chiesa parrocchiale insieme di me, notaro infrascritto, e dei infrascritti testimoni in essa, detto reverendo signor dottore Don Gaetano Battaglia, ha posto il possesso vero e reale di detto beneficio parrocchiale e di tutti i beni, e ragioni al medesimo spettanti, il soprattetto, molto reverendo signor curato Paolo Antonio De Petro, e ciò negli modi seguenti, cioè facendo picciola orazione in ginocchio avanti l'altar maggiore, quello baciando nel mezzo, ed abbracciandolo dai suoi lati, alzando le tovaglie, gli candelieri e la croce esistenti sopra detto altare, e riponendoli al loro rispettivo luogo.
Aprendo e chiudendo con le rispettive chiavi ivi presentate il sacro ciborio, il deposito del sacro crisma e il fonte battesimale e il deposito del sacro olio dell'estrema unzione. Entrando e sedendo nel confessionale e da quello passeggiando e fermandosi nella chiesa, chiudendone ed aprendo la porta maggiore, entrando in campanile e suonando la campana maggiore, aprendo e chiudendo la porta della sacrestia, ed in essa stando e passeggiando e prendendo per mano i paramenti, i calici ed altro. Entrati poi nella vicina casa parrocchiale, ivi pure facendo i soliti atti possessori, cioè chiudendo ed aprendo le porte e le finestre, cavando acqua dal pozzo e gettandola per la corte, prendendo terra, sassi, erba dal giardino e gettandola per il medesimo. Ed insomma tutto come sopra, facendo di giorno chiaro, quietamente e senza contraddizione d'alcuno. Ecco, un documento molto significativo, perché proprio dice come uno materialmente prendeva possesso di un bene che era la parrocchia, che erano i beni della parrocchia. Ecco, anche la storia del lanciare i sassi, farli cadere, ecco, o il toccare le cose, insomma, ecco. Quindi, insomma, è abbastanza significativo, insomma, una cosa. Ecco, e poi il fatto di giorno e quietamente e senza che nessuno avesse qualcosa da ridire, ecco, perché quindi tutto quello che faceva lo faceva alla luce del giorno e quindi senza che ci fosse, per evitare che ci fossero dopo delle contestazioni. Questa è l'unica cartina antica che abbiamo di Brugherio e che conserviamo lì in parrocchia. Se si vuole si può partire da quella per cercare di capire, magari per cercare di datarla. Qui fa riferimento al censimento, se non sbaglio i censimenti sono stati nel 1900, ce ne sono stati tanti, ecco, ma nel 21, nel 31, nel 36, ecco. Vediamo che, forse si vede poco, però c'è già Casa Pirola, ecco, che è stata costruita, lo vedremo dopo, nel 1911-12, quindi è successivo a Casa Pirola. C'è anche indicato un Edison, lo vedi? Più sotto. Sotto. Ecco lì, ecco, quindi... c'era già qualcosa che, non proprio dove c'è la cabina adesso, però insomma qualcosa che inizia a far sembrare, cioè un po' di modernità arriva anche lì, insomma, ecco. Ecco, direi l'ultimo documento, e questo è ancora più leggero del foglio di Mosè Bianchi, è un documento del 1912, riguarda la colonna che adesso si trova davanti alla scuola Sciviero, davanti all'ingresso di sinistra, insomma, rispetto alla facciata. Questa colonna è stata spostata ultimamente, non so se 5, 10 o 15 anni fa, prima si trovava in Viale Lombardia, diciamo forse a una ventina di metri, però prima ancora... all'inizio del 1900 si trovava dove adesso c'è Casa Pirola, insomma, tra via Monza e Viale Lombardia, ecco, di fronte alla pizzeria, di fronte a Baffo. Ecco, questo documento proprio ci racconta un po' lo spostamento della colonna e un po' e ci dice anche il valore che veniva dato alle cose del passato, perché proprio il coadiutore che scrive il documento dice, insomma, che era un peccato non conservare una cosa che aveva più di 3 secoli di vita. Ecco, una cosa importante che non ho ancora visto da nessuna parte, a firmare sono diverse persone, tra queste ci sono anche ben 3 donne.
Ecco, firme di donne non ce n'erano, c'erano soltanto quando c'erano i legati, quando le donne regalavano qualcosa alla parrocchia, ma una donna che certificano, che sono a testimonio di un fatto, quindi una cosa significativa che non avevo visto prima. Ecco, direi. Questo è l'altare di San Giuseppe, che è sormontato da uno stemma, ecco, un po' di curiosità per cercare di capire quale fosse lo stemma. Poi su internet ho trovato una pagina nella quale c'era la descrizione dello stemma, ma dove c'era scritto foto non c'era niente, e in pratica corrisponde esattamente allo stemma che abbiamo noi. Ecco, lo stemma dei Ghirlanda Silva, insomma, a sinistra un leone con la ghirlanda, sulla destra invece un leone, poi l'aquila con la ghirlanda, sulla destra invece l'aquila coronata, poi il leone che azzanna un albero. Ecco, anche queste sono magari piccole annotazioni, piccole curiosità che vengono dal guardare, dal leggere un po' i documenti dell'archivio parrocchiale. Un minuto. Un'altra cosa che abbiamo potuto appurare e cercare di definire, ecco, questo è l'altare dei Magi. Sulla sinistra dell'affresco c'è una firma V. Granchi o Cranchi, e non si riusciva bene a capire chi fosse questo autore. Siccome sul libro che parla del 1994, che parla, racconta la storia della chiesa di San Bartolomeo, si faceva riferimento a un Vittorio Granchi di Milano, allora ho cercato di informarmi, ho trovato un Vittorio Granchi che poteva avere l'età giusta, che poi era pittore e restauratore fiorentino, quello che ha restaurato il Cimabue distrutto a Firenze nel 1966 con l'alluvione. Ho contattato il figlio, mi ha detto, abbiamo capito che non era lui perché è stato dalle parti di Milano, ma non nel 1940. Allora, scartata quell'ipotesi, mi sono ricordato che in parrocchia c'erano dei quadretti con delle immagini ad acquerello che si riferivano a questo altare, e poi l'altare della Madonna del Rosario e l'altare di San Giuseppe. Allora ho avuto la curiosità di scartarli, e di ripulirli anche. Prima di ripulirli ho visto che dietro c'era il nome dell'autore di quei quadretti, che corrisponde di sicuro all'autore di questi affreschi, che è Virgilio Cranchi, e c'era anche l'indirizzo, c'erano i due indirizzi dello studio e della casa. Abitava a Milano in Viale Monza, e aveva in una casa che probabilmente c'è ancora adesso, una casa a L, quindi aveva l'appartamento in Viale Monza e lo studio in via Sauli, Sant'Alessandro Sauli. Ecco, quindi abbiamo scoperto anche una piccola cosa, insomma una piccola curiosità, che ci permetterà, quando rifaremo il libro su Brugherio, di togliere una G, di mettere una C, di cambiare un nome. Ecco, l'ultima cosa, l'ultimissima, questa è una cartina che abbiamo già visto tante volte, ho voluto soltanto indicare tutti quei nomi di località da cui sono sorti poi i cognomi di gente che abita a Brugherio. Ecco, adesso la cosa non è così forte come una volta, ma fino a 50-60 anni fa Brugherio era abitata, si può dire, quasi esclusivamente da gente che aveva questi cognomi. Ecco, l'anno scorso ero arrivato a 23, adesso sono forse 45, perché a furia di guardare e ho eliminato Calco,
Novate, perché di Calchi e di Novati c'era il parroco, però insomma non abita più qui. Ecco. E quindi ci sono, ecco, una volta la popolazione di Brugherio, fino appunto a 60 anni fa, era fatta quasi esclusivamente di oriundi dalla Brianza, dal nord della Brianza. Ecco. Adesso le cose sono un po' cambiate, ecco, e siamo, come dire, un po' strabici, nel senso che guardiamo a Milano, la città metropolitana di Milano, però dopo guardiamo anche un po' a Monza e alla Brianza, ci sentiamo abbastanza brianzoli, ecco, almeno nel modo di sentire. Sì, riprendiamo quello che abbiamo sentito nel primo incontro, in cui si faceva da parte di Dario Porta la domanda: come ci sentiamo brianzoli, grande Milano, metropolitani? Direi che è un tema. Allora, noi abbiamo cercato di far vedere qualche documento. È chiaro che l'archivio parrocchiale conserva registri, come avete potuto capire, di battesimo, funerali, matrimoni, è una mole di informazioni notevole. Tanti ci avevano chiesto e continuano a chiederci l'accessibilità. Mi sembra giusto spiegare che non è, diciamo, come l'anagrafe comunale, che uno può venire lì alla segreteria parrocchiale e dice devo fare una ricerca su X, la famiglia, eccetera. Stiamo studiando una formula che su appuntamento preveda con una persona dedicata la possibilità di poter accedere e di raccogliere. Sempre gentilissimi. No, dicevo, quindi ecco, vi faremo poi, faremo passare le informazioni, proprio perché è un patrimonio, però chiaramente essendo un patrimonio di un certo valore bisogna avere una certa attenzione nell'accedere e anche nel maneggiare proprio fisicamente le fonti. Grazie. Magari c'è spazio per qualche domanda, 10 minuti. Sangalli. Volevo fare una domanda a Paolo. Senti un po', io so che la cooperativa che ha messo a posto gli archivi dell'archivio ECA aveva messo a posto anche gli archivi dei Bernareggi di Aicursio. Io ho avuto modo di guardarlo e c'è parecchia roba che può interessare il nostro territorio, in quanto c'è addirittura tutti i possedimenti che avevano all'Ofelera e alcune parti verso Voragia. Tutta questa documentazione, come si potrebbe coinvolgerla tutta in un unico, cioè fare una specie di cavallamento, perché sono talmente tanti gli archivi che alla fin fine. Poi un'altra cosa veloce, riguardo a queste cose d'arte, ci sono delle cose strabilianti. Ad esempio, quel quadro lì dell'adorazione dei Re Magi, Pozzo Bonelli nel 1630, quando è venuto a Cascina Pastoni, che era dedicata ai tre Re Magi quella chiesa, in quanto nel 1578 era dedicata a Santa Maria di Settembre, poi fu trasformata ai tre Re Magi. Parla di un quadro dell'adorazione dei Re Magi. E poi un'altra strabiliante ancora, il Campini parla di un latifondo dei Luini, che la chiesa che c'è a San Damiano, l'oratorio privato, c'era un quadro del Luini con una pianticella, dice, in fondo. Ricordiamoci che Luini aveva la Pelucca alla sua residenza e dopo sono diventati in rabbia i proprietari che avevano delle case qui a Brugherio. Quindi una ricerca storica anche artistica, vengono fuori delle cose strabilianti da andare avanti. Grazie. Quel poco che posso, perché non essendo, grazie, di Brugherio non ho una cognizione, una conoscenza così compiuta come l'hanno, ecco, i signori. Parto, allora, il SIUSA, che è il sistema del Ministero per gli archivi, comunque ha all'interno tutti i fondi che hanno un registro, sono conosciuti. Altrimenti si va in soprintendenza archivistica e si chiede alla famiglia, se l'archivio è privato, la possibilità di consultarlo.
Questo per il lavoro che ha fatto la cooperativa archivistica. E il comune, no, allora si fa domanda comunque il comune, poi c'è il modulo che si scarica dal sito della soprintendenza, si può accedere, ecco, come tutti gli archivi pubblici, di enti locali e non, tutti quelli pubblici. Per quanto concerne il Campini, invece, io so che il maestro Chichi a Monza, che ha curato per tanti tanti anni la biblioteca capitolare, l'archivio, aveva trascritto, e c'è la trascrizione dattiloscritta del Campini in biblioteca civica, c'è, quindi si può consultare da lì, quindi questo bisogna per forza consultare da lì. Per il discorso del Luini alla Pelucca, guarda, questa cosa qui, secondo me, io ne ho parlato anche con un'altra persona che lo sta studiando, il professor Casati, è uscita attorno al 1830 col Mezzotti. Il Mezzotti ha contato su un sacco di fandonie, ma un sacco. Io non l'ho studiato, me l'ha detto Casati, di cui mi fido ciecamente. Non li ho qui, cioè li ho sul computer, ma poi adesso magari ci vediamo. Io ho le carte della Pelucca, ce le ho. Sia della possessione Arabia che della Pelucca. Ecco, è un posto non riconoscibile oggi. Sicuramente alla metà negli anni 30 del 500 Geronimo Arabia ci aveva già messo piede, ci comandava già. E poi è subentrata Donna Vittoria Bulgara o Bulgora. Sono sepolti tutti tra il Duomo e il San Francesco, il seminario. Che il Luini ci abbia anche abitato. Le prime notizie si trovano del Mezzotti nel 1830 e poi cent'anni dopo vengono fuori sulla rivista di Monza. Nel 1934 si parla di un articolo delle pitture del Luini alla Pelucca. Si costruisce anche una storia, una tresca d'amore tra la figlia del proprietario della Pelucca e Luini. Però di sicuro non c'è niente, come il discorso del torneamento, del castello del torneamento, proprio sul Luini. No, va bene, sì. Aver visto nel topo della cronaca di Monza un documento che non si trova, perché lo cita benissimo. Sì, sì, ma il Campini è in dubbio, il Campini è pubblicato, il Campini ci sono due opere, una se non sbaglio, adesso ma magari storiche della storia delle gente del territorio. Sì. Due ne ce ne sono di e sono in Duomo Monza, tutte e due. Cioè, se uno va su sopra la sacrestia, chiede appuntamento. Una, se non sbaglio, l'hanno anche pubblicata da poco, se non sbaglio, proprio a stampa. L'altra no, l'altra è ancora manoscritta. Però in biblioteca civica sono sicuro che ci sono tutte e due dattiloscritti. Ecco. Senta, Paleari, io ho avuto la possibilità di accedere con l'autorizzazione della soprintendenza in archivio storico di Brugherio e ho visionato le cartelle antecedenti al 1898. Ora mi rendo conto che adesso sono molto contenta del fatto che, quando ho saputo che era stato fatto il lavoro di inventario, cosa che era basilare per poter consultare, accedere tranquillamente. Ora vorrei sapere, mi rendo conto che ci sono dei problemi, che bisogna stabilire una sede idonea e poi un regolamento e poi il personale e tutto quanto, e quindi ci vorrà almeno un annetto prima di visionarlo, ma è possibile consultare un inventario digitale? Sì, cioè perlomeno si può consultare il regesto che abbiamo fatto in occasione dello scarto. Il regesto però compendia la parte, come posso dire, moderna. È cartaceo o digitale? Digitale. Che già, sì. Quello sì. Grazie. Qualche altra domanda? No? Bene, allora ringraziamo i nostri relatori di oggi e tutto il pubblico di aver partecipato a questo ciclo di incontri. Grazie di averci aperte queste finestrelle, finestrone anche, a presso una nuova fatica, no? Anche per l'associazione Kairos, cioè la pubblicazione del De Petri. Vi
due avvisi. Allora, uno che le tutte le conferenze sono state registrate, sono andate in streaming, ma soprattutto, perché voi eravate qua, quindi non c'era problema di vederselo da casa, ma soprattutto sono di nuovo visibili e quindi anche potete anche diffondere questa informazione se sapete di persone che sarebbero state interessate a partecipare ma che non hanno potuto essere presenti. Per cui sono sul sito del Comune di Brugherio nella sezione video assemblea, ok? Esatto, video assemblea diretta streaming, sì. Bruno? Brugherio.videoassemblea.it. Intanto finisco un attimo l'avviso, scusate, poi rispondiamo a questa domanda. Silvia invece ha un modulo da far compilare a chi desidera compilarlo, un piccolo questionario di gradimento per chi desidera compilarlo e soprattutto se vorrete essere informati su altre iniziative di questo tipo, altri cicli di incontri, per esempio vorremmo, non sappiamo ancora se in autunno o l'anno prossimo, a parte che stiamo lavorando, come avete capito, su tante questioni relative al 150° anniversario, però vorremmo anche fare un ciclo di tesi. Perché ci sono diversi anche appunto studenti locali che hanno da pochissimo tempo proprio discusso le loro tesi su temi attinenti a Brugherio. Vorremmo fare un ciclo per i ragazzi, per i bambini, perché raccontare anche loro la storia, insomma altre iniziative. Quindi se desiderate essere comunque informati sulle nostre iniziative relative alla storia di Brugherio, magari lasciate appunto i vostri riferimenti adesso sul modulo. Per chi vuole andiamo avanti su Baraggia con Enrico. Grazie. Ma glielo cedi prima.